Ha 37 anni ed è un invalido psichico. Ma Gianlauro Bufalari è in primis un personaggio a San Benedetto. Qualche mese fa gli sono arrivate lettere dall'INPS che lo intimavano di pagare oltre 4.000 euro perché aveva percepito la disoccupazione assieme all'intera pensione di invalidità. Danno quattro raccomandate consecutive dicendo che io, se non pagavo 4.866 euro di multa, mi venivano a pignorare l'appartamento che è di mia proprietà. L'INPS perché le ha mandato questa multa? Perché ha praticamente verificato che io ho superato i 4.000 euro. Di reddito? Di reddito, sì. E quindi non le spettava più la pensione? Sì, non mi spettava più la pensione perché pensavano che non fossi invalido. Invece sono invalido all'80% come un certificato medico che attesta che io sono invalido all'80% per ragioni psichiche. Per qualche mese ha vissuto, teoricamente, con 155 euro ed è riuscito a tirare avanti solo grazie ai genitori. Mentre per saldare il debito ha incassato la solidarietà di amici e parenti, di commercianti e politici, tanto di destra quanto di sinistra. Mi hanno aiutato i miei genitori e poi mi hanno aiutato Giancarlo Beni del bar For Roses, sì. Giudici Pietro del bar Giudici, poi mi ha aiutato la dottoressa Loretta Remiri dei servizi sociali, la dottoressa Margherita Sorge, il dottor Pino Nico del UDC. Mi ha aiutato poi anche Pasqualino Piunti del partito del PDL e mi ha aiutato pure anche i miei amici. In questi mesi di stress Gianlauro è dimagrito quasi 70 kg. Non tutto il male viene insomma per nuocere, non avrà salvaguardato le sue finanze, ma di certo ha preservato la sua salute perché 140 kg erano davvero troppi.